Ostuni Notizie. Alle nostre spalle il cantiere della nuova ala del nosocomio ostunese, il sottofondo lo ascoltate bene, è un sottofondo da cantiere. Siamo con il sindaco Gianfranco Coppola per fare chiarezza, perché informazione è soprattutto fare chiarezza. Da una decina di giorni sono ripresi i lavori, nonostante i detrattori i lavori vanno avanti e procedono chiaramente con i tempi tecnici necessari. Allora, questa mia intervista non vuole essere un controbattere la nullità assoluta, perché chi vuole strumentalizzare politicamente determinate situazioni con me non trova assolutamente ascolto. I lavori, la ripresa dei lavori, così come mi era stato promesso dalla dirigenza ASR, con i quali io ho rapporti ottimi, lo tengo a sottolineare anche per le ultime vicissitudini tra l'Avis sezione di Ostuni e la dirigenza dell'ASL, mi aveva già comunicato che i lavori sarebbero stati ripresi, e difatti così è stato. Non l'ho voluto propagandare perché a me interessa l'attività pratica, al raggiungere gli obiettivi, ma ora mi trovo costretto a dover rettificare una serie di sciocchezze che sono apparse sulla Gazzetta di oggi, laddove si parla di una mancata ripresa dei lavori, la presenza di amianto ed altre inesattezze che io adesso tengo a precisare. Ho parlato con la ditta che chiaramente ha escluso assolutamente la presenza di amianto, perché trattasi di una costruzione nuova, non è stata abbattuta nessuna costruzione vecchia che poteva immaginarsi avere presenza di materiali di rifiuti pericolosi quali l'amianto. Quindi eliminiamo questa prima sciocchezza, eliminiamo la seconda sciocchezza, che era l'eventualità che fossero stati scaricati all'interno del cantiere residui di materiali di altri cantieri. Non esiste. Il materiale che voi potete poi riprendere è il materiale che viene dallo scavo della vasca antincendio, che prelude poi il lavoro di rifacimento della recinzione. Questo è un lavoro che verrà ultimato immediatamente, per poi sospendere i lavori chiaramente nella settimana di Ferragosto, per poi riprendersi successivamente, tenuto conto che stiamo mandando alla ditta, la nuova ditta che eseguirà questi lavori, l'autorizzazione a seguito di altri sopralluoghi effettuati di immaginare l'ingresso del pronto soccorso dal lato opposto, cioè nella zona della rotonda, perché è una zona che si presta di più ad una viabilità migliore rispetto a quella originariamente prevista.